secondaria, è andato da lavorare a 60 piccole aziende, ha guadagnato noi, ha guadagnato lui, ha guadagnato tutti. L'ho fatto io, l'abbiamo fatto noi come movimento. E questi sono immondizi da tutte le parti, incenerire. Ma allora io voglio fare due cose, non ve lo dico il programma, non ve lo dico il programma, piuttosto mi taglio le palle se vi dico il programma. Ve lo andate a cercare, o siete curiosi o votate Casini, va bene? Va bene? Se dovete essere curiosi, cioè dico proposte e non proposte, proteste e non proposte, ma dimmi poi il programma dell'UDC, dimmi il programma del PD. Allora noi ce l'abbiamo, siamo un programma, nasciamo nei programmi, siamo un'idea, non abbiamo loft, uffici, non abbiamo nulla, nasciamo dentro il forum di idee. La rete sono milioni di persone che ragionano su dei problemi, i migliori. E quando hai un problema che lo metti in rete, poi lo risolvi. Si chiama crowdsourcing. Allora, il nostro problema economico ce l'ha fatto Stiglitz, che è un premio Nobel dell'economia. Lui dice di scappare dall'Europa, lui! Ce l'ha fatto Krugman, Krugman, un altro Nobel, lui dice di scappare dall'Europa. Se lo dico io sono un terrorista, comico, coglione che non si deve permettere, hai capito? Allora io non ho mai detto di uscire dall'euro, mai. Io ho detto di voglio un piano B, perché voglio, siamo in emergenza, se paghiamo gli interessi sul debito di 100 miliardi non ce la facciamo. Siamo impiccati, voglio un piano B, voglio la possibilità di dire signori, non ce la facciamo, possiamo congelare il tasso sul debito 5 anni, parliamo con le banche, con qualcosa, che il tasso scenda allo 0,01 come in Giappone? Possiamo farlo, non abbiamo la banca nostra, ma possiamo discuterne, sono un terrorista. Ma noi dobbiamo assolutamente, siamo in emergenza. Quindi Monti avrebbe dovuto, io le ho scritto anche una lettera, non perché sono megalomano, ho detto guardi Monti quando è arrivato, dopo Berlusconi chiunque arrivava faceva una figura della Madonna, no? E ho detto ma lei deve non parlare ai partiti, lei deve parlare alla gente, milioni di persone che sono nelle associazioni, nei movimenti, il nostro come tanti altri, quelli dell'acqua. Ma io ho detto, ma abbassa un po', ma stai scherzando? Allora, se avessi detto, guardate, abbassa, vai a caso, stai girando dei colpi. C'è la diossina anche nei tasti. Allora, avesse detto, signori, dobbiamo fare un piano di emergenza, avrebbe dovuto dirlo, ci attendono 10 anni di sacrifici, li faremo tutti insieme, ma non partiamo dall'IMU, dalla pensionata, dalle tasse, dalla sanità, partiamo da sopra, tutti insieme l'avremmo accettato, porca puttana, avesse detto, guardate, fosse andato in televisione, avesse detto, a reti unificate, guardate, mi sono accorto una cosa, il presidente Napolitano, la sua presidenza, costa 240 milioni all'anno, è un po' troppo, ha 3 Maserati che non riesce neanche a entrarci dentro. A 18 giardinieri che quando l'hanno saputo a Buckingham Palace ha detto ma che megalomane questo vostro presidente, 18 giardinieri, allora si taglia un po' lì, il Senato, la Camera, tagliamo i doppi lavori, i tripli stipendi, tagliamo i vitalizi, tagliamo i rimborsi elettorali di 1,5 miliardi, accorpiamo i comuni, ai comuni sui 5.000 abitanti li accorpiamo, togliamo ste cazzo di province, ha fatto tutta la manfrina e poi non fanno nulla, perché noi come movimento nessuno si è mai candidato alle province, quindi noi possiamo dire aboliamole, loro non possono perché sono tutti dentro le province, destra, centro e sinistra, è per questo che fanno tutti questi scelte scarse. E allora ho detto facciamo una cosa così e con questi soldi facciamo come Hollande. Hollande cosa ha fatto? Sono in emergenza come noi, con la piccola e media impresa. Qui 650.000 imprese, piccole e medie, in 2 anni hanno delocalizzato o hanno chiuso. Falliscono 35 piccole imprese al giorno. Ma in Hollande? E Hollande cosa ha fatto? Hollande ha detto, bene, faccio una banca nazionale di Stato, banca nazionale di Stato. Lui, Presidente della Repubblica, fa il Presidente della Banca di Stato ad onore. Ha trovato 20 miliardi dalla politica di euro e fa microcredito all'1% alla piccola e media impresa. Non potremo fare così prendendo i soldi da lì. Poi avremo altri soldi da prendere con una circolare basterebbe. Abbiamo 110.000 persone che percepiscono una pensione da 10.000 a 90.000 euro al mese.
che ci costano 13 miliardi. Possiamo chiedere a queste persone, scusate, per 5 anni, adattatevi a 4.000 euro al mese, potete vivere per 5 anni, vi prego. E allora con 7 miliardi che recuperiamo possiamo fare il reddito di cittadinanza. Non devi più morire, non devi andare con due lauree in un call center a 400 euro e diventare lo sfigato della famiglia. Hai 2 anni di tempo per cercarti un lavoro. E allora avremo gli uffici di collocamento, non con questi parassiti, avremo lo Stato con dentro i cittadini, perché è questo che prima bisogna fare. Mandare via tutti, tutti i partiti fuori dalle palle, tutti. Azzerare tutto. Azzerare tutto, io non grillo contro tutti, io sono contro un sistema che è marcio, marcio. Non è solo fiorito marcio, è che usavano tutti i soldi nostri e pensavano fossero loro. È un'amnesia totale di che cos'è il decoro, che cos'è il...